Martedì 12 novembre, benvenuti in un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Martedì vuol dire focus periferie e infatti do subito il benvenuto al padrone di casa del martedì, Walter Cherubini. Buongiorno Walter di Consulta Periferie Milano. Buongiorno a voi, ben ritrovati a questa che è l'88esima puntata di Focus Periferie. 80esima puntata in compagnia di un gradito ritorno, grazie mille a Bruno Volpon dell'associazione culturale Il Giuscano, una delle colonne di Figino, possiamo dirlo, Bruno, dai, a tutti gli effetti. Sì, colonna forse magari esagerato, un'associazione che a Figino da parecchi anni si dà da fare per cercare di portare un po' di cultura e magari anche un po' di divertimento e un po' di rilassamento in questa nostra vita così coinvolta in tutti i Frenetica, come si problemi, dice, no? frenetica, Diceva eccetera. già la vecchia Procitano, Sì, contro il contro logorio. l'utopia della vita della vita moderna. moderna. Noi non siamo quel famoso prodotto, però ci piacerebbe esserlo. Beh, anche, sicuramente fate anche meno male dell'alcol, si da dire, quindi sicuramente fate tante belle cose e le fate da un bel po' oramai, no, Figino? Sì, Figino è un po' difficile riuscire a ritornare proprio alle origini perché Figino è sempre stato, da quando io ricordo, cioè da quando ci sono a Figino, ossia da parecchie decine di anni, è sempre stato non so neanche io se definirlo un borgo, un quartiere, un pezzettino di Milano dove comunque persone che avevano voglia di fare si sono date da fare. Posso parlare del Comitato di Quartiere che è sorto spontaneamente tantissimi anni fa, negli anni 70, per così come si può dire, controllare o perlomeno dare un'idea di controllo a quello che era la costruzione dell'allora inceneritore, eccetera. Dopodiché, da allora si sono sviluppate tante situazioni e il Giuscano, la cui partenza però ha un altro nome, perché era l'Associazione Culturale San Materno, è partita intorno alla metà degli anni 90 del scorso secolo. E da allora abbiamo creato un po' di Ricordaci anche occasioni. il Giuscano. Cos'è il Ce Giuscano? Ma il Giuscano è uno dei fontanili che circondano Figino. È un fontanile che però in questo momento non è attivo, diciamo, non è visibile, è visibile solamente, diciamo, il corpo secco del fontanile, però sotto sotto funziona. E un po' noi ci sentiamo come lui. Ci si vede e forse non si sa che noi facciamo tutte queste cose qui. E questo è un altro tema che poi toccheremo anche dopo, perché infatti il fare Certo. tante cose e non riuscire a comunicarle, no, Ne Walter, è uno di parliamo quei temi di dopo. cui spesso abbiamo parlato, giusto? Ma diciamo in questa maniera, Figino diventa domani il luogo della riflessione della cultura in periferia. Infatti il tema è cultura, la città inizia dalle periferie. Ed è la terza sessione dell'undicesima convenzione Convenzione delle delle periferie. periferie che si è articolata appunto in tre appuntamenti che si sono svolti uno a Turro, al CIELS, l'altro martedì, e dove il tema è stato le università abitano la città. In secondo luogo, dove sono state fatte anche una mappatura delle università, delle accademie e delle facoltà, che sono 20. Normalmente noi siamo abituati a vedere quelle che sono le grosse università, le più importanti, quelle storiche, ma c'è tutto un reticolo di realtà universitarie che portano a Milano oltre 200.000 studenti, dei quali 80.000 fuori sede. In secondo luogo, invece, in Confcommercio, mercoledì scorso, abbiamo affrontato la costruzione della valorizzazione degli antichi borghi e nuovi quartieri della periferia milanese e da questo punto di vista Figino è catalogabile come un borgo perché ha 1.000 anni di vita, mentre i quartieri possono essere più recenti come quelli degli anni 50-60. Pensiamo per esempio al quartiere degli Olmi,
che è un quartiere nato come un fungo, diciamo, come più funghi, e quindi ecco, noi facciamo questa distinzione: antichi borghi e nuovi quartieri, che nell'arco della cerchia milanese sono oltre 110. Ecco, questo qui è un po', e quindi domani invece faremo proprio il focus su cultura, la città inizia dalle periferie. Però non è la prima volta, no, che Figino è al centro, no, diciamo, no, di quello che può essere portare la cultura nelle periferie, o anzi proprio mi viene da dire neanche portarla, creare cultura nelle periferie. Sì, perché portarla vuol dire prenderla da una parte e portarla dall'altra. Invece hai perfettamente ragione, il creare cultura è un po' diverso. Sì, in effetti nel 2003, sì, giusto, esatto, 16 anni fa, a Figino c'è stato forse il primo incontro di una certa importanza su quello che poteva essere lo sviluppo della cultura nelle periferie. Ricordo che allora partecipava l'assessore alla cultura, il dottor Carruba, assieme ad altre persone che in quell'epoca iniziavano oppure continuavano. Sto appunto vedendo anche un reperto, ecco, ecco dell'epoca. Sì, sì, opera tua anche questa? Cultura nei quartieri c'è. Opera tua anche questa? Sì. Allora no, non è... Prima di tutto c'è per dire che Walter Cremina è migliorato nel fare locandine. Sì, tempo, quello, no? È vero. In effetti, su quello ho avuto delle sollecitazioni, in particolare dall'architetto Spaggiari, che era il responsabile dell'Urban Center di Milano. Ah. Sotto la galleria, che adesso sappiamo da aprile di quest'anno è chiuso, sì. Ed è stato, diciamo così, spostato in viale Alemagna dentro la triennale. Abbiamo anche delle foto proprio del vostro dell'epoca. Incontro di 16 anni fa. Sì, è documentato anche, e quindi il focus era stato fatto attraverso la presentazione di libri prodotti dalle associazioni appunto dell'Ovest di Milano, associazioni culturali dell'Ovest di Milano, perché allora l'iniziativa era stata promossa dal coordinamento Milano Ovest. E lì, quindi, insomma, si potrebbe fare una biblioteca solo di tutti i libri che vengono fatti, prodotti e pubblicati dalle varie associazioni culturali della nostra zona, vero? No? Della nostra zona, ma di Milano, sì. Perché appunto il salto che facemmo nel 2005 fu quello di guardare, a partire dallo sguardo sulla nostra periferia dell'Ovest di Milano, il tema fu: bene, il coordinamento Milano Ovest è un'interessante iniziativa di rete, ma per, tra virgolette, affrontare e risolvere i problemi della periferia Ovest di Milano bisogna avere uno sguardo cittadino. E allora uno sguardo sistemico. Dalla rete siamo passati al sistema. La rete ha una sua funzione, è utile, ma se noi non guardiamo in maniera sistemica le cose, e cioè non solo tra quelli che sono detti in un territorio, ma tutte le connessioni e anche influenze che ci sono, non è una modalità adeguata di guardare alla periferia. Può essere una modalità adeguata per guardare un piccolo comune della cerchia milanese, che magari fa 10-20 mila abitanti, ma nel momento in cui un quartiere fa 10-20 mila abitanti o anche 40 mila abitanti, e la stragrande maggioranza delle persone che abitano a Milano vivono nella cerchia milanese, bisogna guardare con un'altra ottica, perché poi c'è una distanza dall'amministrazione comunale fisica proprio, intervengono altri soggetti, la direzione scolastica regionale che decide se in una scuola in periferia c'è un dirigente scolastico fisso oppure rimane una cattedra vacante, con tutte le ricadute del caso. Ecco, quindi abbiamo spostato l'attenzione su tutto quello che è la periferia milanese, e quindi abbiamo cominciato a guardare, e ormai sono 15 anni che facciamo questo lavoro, e anche a promuovere iniziativa sulla periferia milanese. Due numeri: la riflessione, l'attenzione, la proposta l'abbiamo articolata attraverso 150 seminari e convegni. Dall'altra parte dobbiamo dire che ci siamo anche, non è il nostro scopo, ma ci siamo poi imbastiti in una promozione di iniziative, in particolare musicale, e attraverso la promozione fino adesso di oltre 800 concerti.
tante infatti le attività appunto che vengono fatte nelle periferie, grazie anche appunto a Consulta Periferia Milano e quello che prima precedeva, tantissime iniziative che fate voi a Figino. Però sì, volevo capire da questo, Bruno, tante appunto, come dicevamo prima, le cose che fate, è difficile però farle poi sapere alla cittadinanza, soprattutto appena si va, diciamo, oltre magari le 10 vie di Figino, no? Sono 4. Ci arriva a 10, infatti, sto pensando, ci arriva a 10, ci arriva a 10 vie. Una piccola precisazione, non vorrei che sembrasse che a Figino siamo solo noi che mm-hmm. produciamo cultura. Direi anzi che con l'avvento del nuovo quartiere, del nuovo borgo, sì, eccetera, questo tipo di iniziative si è moltiplicato anche grazie alla presenza di altre associazioni, per cui è giusto dire una cosa del genere. Certo, anche in rete c'è una grossa presenza, vedo sulla rete, sì, i vari portali, vari gruppi, guarda, che si stanno a fare. Ti posso dire che a Figino, io penso che ogni settimana ci siano dalle 2 alle 3 iniziative create ovviamente a, come si può dire, una volta da uno, una volta dall'altro, però direi che Figino è molto 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 attiva sotto questo punto di vista, è molto viva. Il problema è veramente un problema, quello, come dicevi tu, è quello di far conoscere questo tipo di situazioni. Purtroppo dobbiamo usare il fai da te, nel senso che distribuiamo queste notizie tramite i nostri canali, le amicizie, delle mailing list che magari ognuno si è creato nel corso del tempo, magari ci si scambia delle informazioni, eccetera, però diciamo che vanno a toccare solamente degli individui singoli, non una categoria come, che ne so, i cittadini di Milano piuttosto che i cittadini della zona 7, piuttosto che ne so, altre situazioni. E per noi questo ovviamente non è un disagio, mm-hmm. diciamo, psicologico, perché io sono pronto a sottoscrivere il fatto che tutti noi, se facciamo qualcosa, è perché ci crediamo e lo facciamo volentieri. Però dall'altra parte ci piacerebbe anche che quello che facciamo, e che facciamo volentieri, non dico venisse riconosciuto, ma venisse, cioè ci fosse la gente che ne approfitta, sì, di quello che è. Ecco, senso, esatto, diciamo, una palla butta nella maniera, esatto, buona, anche, nel senso che anche perché Figino per, insomma, conto proprio, mi dà tanto da fare, più di 2.000 abitanti non li conta, e di questi abitanti, no, io si trova ad esempio in un municipio che ne fa quasi 160.000, infatti il problema è anche quello di far conoscere queste cose attraverso magari enti Walter, preposti. So che quello della comunicazione sui temi appunto delle varie associazioni, che insomma della promozione dei vari eventi, delle comunicazioni associazioni, è un tema a voi caro, e so che avete anche fatto delle proposte concrete. Allora, direi che innanzitutto articoliamo questo tema della presenza culturale nelle periferie, perché è uno degli slogan che si sente alcune volte dire: portiamo la cultura in periferia. Sì. Però in periferia, come documentato anche nella mappatura nel sito periferiemilano.com, dove ci sono tutta una serie di mappature generali e anche particolari, allora cominciamo a dire che nelle aree delle 8 zone che stanno attorno al centro sono presenti 108 teatri tra professionali e amatoriali. In secondo luogo, abbiamo mappato, probabilmente per difetto, la presenza di 183 associazioni o centri culturali. Ci sono anche 51 biblioteche, che vanno da quelle comunali, che sono 22, ci sono adesso anche le biblioteche di condominio, ma anche biblioteche di associazioni e di altra natura, e quindi sono altre 51. In più, siccome, come abbiamo detto prima, noi abbiamo fatto un lavoro per le periferie valorizzando e aiutati dai cori amatoriali, c'è anche una mappatura dei cori amatoriali, che sono 74.
I cori amatoriali sono molto più flessibili e si muovono, per cui non insistono sul territorio, ma lavorano anche sul territorio, e l'iniziativa di Cori Milano sicuramente è esemplificativa, perché l'anno scorso abbiamo sommato circa 60 concerti grazie alla disponibilità di una quarantina di cori amatoriali, sia della città di Milano ma anche dei comuni della città metropolitana, non solo, anche ma delle province limitrofe come Monza e Brianza. Ecco, ce ne sono 74. Allora, noi abbiamo 400 presenze culturali, oltre 400 presenze culturali che non sono conosciute a Milano. E quindi solo in periferia, diciamo, no? Sono nella cerchia delle 8 zone periferiche, diciamo così. Poi le zone hanno anche un semicentro, per semplicità. So che abbiamo una mappa che può un po' esemplificare il numero anche di quartieri che compongono questa periferia, giusto? Sì, sì, certamente. Eccola lì, questa è una comparazione. Prego, prego Giulita, mettila pure, grazie mille. Questa è la comparazione che avete fatto voi della Consulta dalla mappa, diciamo, dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate ha, diciamo così, distinto la città da un centro storico a quattro... Centro, semicentro e poi periferia. E periferia, esattamente. A destra invece avete preso la mappa fatta da Urban File e avete fatto un buco tipo ciambella del quello che è appunto il centro, che circa 90-91, giusto? Il centro, allora, centro più semicentro va fino alla cerchia della 90-91, esattamente. E quindi risultano una marea di quartieri intorno, sono tra parentesi solo alcuni, mi dicevi, in realtà sono quanti si contano in circa? Allora, Urban File, se non l'abbiamo contato male, ne ha mappati 111. Ok. Noi ne abbiamo mappati 121. Il dato comunque è che, consolidando i due dati, siamo oltre 110 borghi e quartieri, antichi borghi e nuovi quartieri della periferia milanese, dove ciascuno ha una propria rilevanza, da un certo punto di vista, una propria storia, una propria tipicità. Da questo punto di vista si va a capire benissimo perché possiamo trovare 400 realtà culturali, certamente, parlando di 100 passa allora quartieri, luoghi, chiamiamoli borghi. Allora, è vero, no? Che adesso, anche dal punto di vista, diciamo così, del vocabolario, l'amministrazione comunale è passata dal piano periferie al piano quartieri. Sì. E quindi ha modificato un pochettino la logica. Comunque, va bene lo stesso. Allora, il Comune di Milano, come amministrazione di tutti noi, deve farsi carico della visibilità e anche della possibilità dei cittadini di questo 1.400.000 abitanti di poter fruire di tutta quella serie di iniziative. Per esempio, quelle gratuite sono promosse ogni mese circa 300 iniziative artistico-culturali che possono essere fruite da tutta quanta la città, ma ciascuna realtà, siccome non c'è un sistema di comunicazione cittadino, e noi diciamo che un sistema di comunicazione cittadino a costo zero può essere tranquillamente praticato dal comune utilizzando degli spazi e dei mezzi che sono a disposizione sia del comune ma sia anche della sua controllata ATM. In particolare noi ci riferiamo a 1. I mezzanini delle metropolitane, dove passano tantissime persone. Potrebbe esserci uno spazio dedicato di 2 metri per 3, dove ciascuna realtà associativa locale può, in maniera regolamentata ma gratuita, affiggere la propria proposta culturale. 2. ATM ha su Metro il Free Press una pagina giornaliera per le comunicazioni di servizio, ma abbiamo visto che le sta cominciando ad estendere anche a comunicazioni, diciamo, più di carattere culturale per far conoscere la città, dove
potrebbe appunto raccogliere il calendario che noi abbiamo più volte predisposto e quindi raccoglierlo, e le persone guardando Metro possono vedere una paginata di iniziativa e cominciare a capire che la realtà è molto più grande e fruibile di quella che normalmente si conosce. Io Walter, ci tengo molto a questa vostra proposta perché noi siamo su un mezzo digitale, siamo in Facebook, quindi il nostro pubblico magari certe informazioni le può raccogliere dai vari gruppi, dalle varie stazioni, ma vi assicuro che non è così per tutti, cioè è giusto, anzi benvenga l'offline sempre di più, anzi bisogna tornare a mettere il volantino, il manifesto, a far parlare fuori dalla rete delle situazioni che si fanno, perché davvero tantissima gente, ahimè, o è distratta sulla rete, come poi è distratta anche nella vita comune, o comunque non ha gli strumenti per accedere o non ha le capacità di poi andare a cercarsi il calendario online, perché è vero che il comune mette tantissime cose online, tantissime associazioni mettono tantissime cose online, ma manca veramente una, che poi diventerebbe anche un luogo quasi di, cioè uno curioso va lì, guarda e cerca di capire cosa succede nella propria zona, anche di conoscenza della propria zona. Ma per esempio nei mercati comunali, sì, stiamo parlando di mercati che ci sono comunali, ancora, ce ne sono, avere uno spazio di un 2 metri quadri dove le associazioni locali possono affiggere, è un servizio per la cittadinanza, cioè non è un servizio per le associazioni. È un servizio per la cittadinanza che può fruire di tutta una serie di iniziative che sennò com'è che tu va... Tu parlavi anche di iniziative gratuite, ad esempio, insomma sto pensando al mondo dei fuorisede, ad esempio, che sono sempre insomma lì a contare i centesimi per riuscire ad arrivare tra alti affitti a Milano, altissime rette dell'università, perché no andare a fare degli eventi culturali anche gratuiti, insomma non sarebbe per niente male, mi auguro. Ma diciamo che ci potrebbe essere una doppia valenza. Da una parte, se un'associazione promuove un'iniziativa, non la promuove per se stessa, no, la promuove per gli altri, per condividerla con gli altri. È chiaro che se ci vanno 50 persone è un discorso, o 20 persone. Se invece si dovesse ampliare la platea della conoscenza, magari ci vanno 50, 100, 150, 200, dove a questo punto comincia anche a esserci una possibilità di un maggiore utilizzo di tutta una serie di strutture, noi diciamo per esempio cinema e teatri, ma anche sedi di associazioni che vengono utilizzate a scartamento ridotto alcune volte, ma proprio perché manca questa connessione. Allora, l'amministrazione comunale e il sindaco Sala hanno una, anche perché il sindaco Sala aveva posto sulle periferie la propria priorità, e quindi noi dobbiamo passare dalla buona volontà, dalla buona intenzione, a rendere pratico e accessibile l'intenzione. Quindi vogliamo promuovere la cultura nelle periferie? Bene, mettiamogli a disposizione 2 o 3 sistemi gratuiti che non sono quelli risolutivi, ma sicuramente possono aiutare molto a far conoscere ai cittadini ciò che accade nella propria città e nei propri quartieri. Questo qui è un obiettivo da avere e si può fare proprio perché i muri ci sono già, uh-huh, i mercati ci sono già, Metro c'è già, e quindi non si tratta di inventare nulla, ma si tratta di applicarlo. C'è la burocrazia. Ti vedo titubante, sì. Bruno, perché? Allora, la burocrazia, Bruno dice c'è la burocrazia. La burocrazia è un problema esistente, ma che se ci si mette di disimpegno si risolvono le cose, perché guardate, ricordo anche un appuntamento proprio della scuola di periferia che proprio parlava della burocrazia, di come bisogna imparare a convivere, invece, ma si può anche imparare a cambiare certi tipi di regole, poi a un certo punto a chiedere di cambiare le regole, ma perché bisogna mettere insieme coloro che fanno le regole con coloro che dovrebbero utilizzarle. È chiaro che se chi fa le regole le fa per una definizione astratta, è chiaro che tutte le realtà amatoriali, dato che stiamo parlando di cultura, tutte le realtà amatoriali che ci sono sul territorio milanese sono il 50%. Infatti abbiamo visto per i teatri ci sono quelli professionali ma anche quelli amatoriali. Uh-huh. Allora il problema è che in Italia l'amatorialità non è considerata. O sei un professionista della cultura con la partita IVA, il codice fiscale e quant'altro, e fai comunque una brutta vita, perché quando poi al teatro off abbiamo conosciuto chi lo fa, invece in Francia abbiamo scoperto un sistema pazzesco che tutela i lavoratori dello spettacolo e della cultura, ad esempio. No,
chi fa l'amatorialità e sono il 50% sì, sì, delle iniziative sul territorio. Noi continuiamo a fare delle legislazioni che non tengono conto di questo e mano a mano che si andrà avanti, anche per tutta una serie di modifiche sociali, ci sarà una diminuzione, perché se le barriere regolamentari sono, sì, all'ingresso, cioè sono fatti dei regolamenti che per certi aspetti valgono per quello che fa il concerto a San Siro e quello che fa il concerto per in cortile a casa sua, ma diciamolo pure, perché sì, 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 è importante fare anche le iniziative nei cortili. Facciamo noi. Infatti, sì, penso che non è che vi fanno molti sconti su permessi o cose, no, perché no, lo fate nel cortile della signora Maria o di Bruno, no? Immagino, giusto? Bruno. Allora, noi facciamo poi le regole normalmente sul tema delle emozioni. È successo un patatracca da una parte, allora tutti quanti si corre dietro a fare una regola che è una regola fatta su quella situazione lì, sì, che poi vale per tutti, ma non c'entra con tutti gli altri. Allora, questo qui è un tema, ed è quello della progettazione partecipata, cioè è tutto il tema della partecipazione della cittadinanza attiva che si sta proponendo, con anche situazioni innovative, la cura dei giardini, per cui ci sono questi patti di partecipazione che crediamo che siano anche importanti, ma ci deve essere anche una lettura su quello che c'è già, oltre che all'innovazione, perché quello che c'è già è quello che sta tenendo in piedi il tessuto sociale. L'innovazione va bene perché arricchisce, perché noi dobbiamo fare il conto anche, molto spesso anche i bandi sono puntati sulla innovazione e quindi tutti quanti cercano di inventarsi delle cose per innovare e quant'altro. Infatti. Ecco, solamente che poi ci si dimentica di quella di realtà. Noi diciamo, noi possiamo inventare anche una nuova iniziativa culturale fatta da una nuova associazione e quant'altro, però ci dimentichiamo delle 400 che ci sono. Infatti. Ecco, questo è il punto. Mi da dire, se uno vuole fare il teatro delle marionette c'è poco da inventare lì, quello è quella roba lì. Non mi vuoi chiedere di inventarmi invece il teatro dell'elettronica, ad esempio, non so come dire, solo perché devo innovare, cioè giustamente. Ecco, per cui questo è guardato alla luce appunto degli oltre 110 borghi e quartieri della periferia milanese. Bruno, perché farlo allora? Questo è difficile. Questa è una domanda filosofica. Perfetto. Perché a questo punto il perché farlo è, lo dicevo prima, perché farlo? Perché c'è qualche cosa in chi produce questi eventi che spinge a portare, che ne so, la sua esperienza, la sua, il suo carattere, le sue idee verso gli altri. Ma non per imporle, per impostare un discorso, ma spesso e volentieri per confrontarsi e per vedere comunque di fare in modo che se la vita sociale, la vita culturale fa bene a chi la produce, debba far bene anche a chi ne usufruisce, come si diceva prima. Certo, perché farlo? Non lo so, io lo faccio perché mi piace. E fate anche tantissime cose, appunto, grazie a Dio che ti piacciono tutte, quindi sì, siamo ben contenti. Allora, Bruno, ricordaci però come possiamo fare, appunto, per avere più indicazioni su quello che fate proprio con il Giuscano a Figino. Dove vi troviamo? Ci trovate su www.periferiemilano.com e su figino.net, che è un portale che un nostro amico che è venuto ad abitare nel nuovo borgo ha pensato bene di istituire, proprio per dare voce a tutto quello che a Figino si fa, che prima era appunto un passaparola, ti scrivo io la mail, mi mandi il messaggino, eccetera, senza contare tutti i cartelli che si mettono in giro, e io lì mi fermo, cartelli, cartellini nei negozi, davanti alla chiesa, nella parrocchiera, eccetera, eccetera, tutte quelle cose lì, ovviamente tutti assolutamente pagati di tasca nostra. E, per cui, ecco, stavo dicendo che l'arrivo di Enrico ha appunto migliorato questo tipo di situazione, questo tipo di comunicazione, e devo dire anche con piacere, se non sbaglio, che ha accettato anche il nostro
il nostro, diciamo, la nostra visione di quello che è il, l'effettuazione di queste manifestazioni. Vigilante è interessante anche per questo, perché fa vedere appunto, ad esempio, un nuovo cittadino che arriva in una nuova zona, a lui molto probabilmente sconosciuta prima di venire a vivere lì, o comunque nel senso non abitava lì, che si mette a partecipare alla vita della, del quartiere, in questo caso del borgo di Figino, che ricordiamo borgo millenario, tra parentesi, insomma, cioè, ricordiamo sempre. Insomma. 2 anni fa abbiamo festeggiato. 1002 anni ormai. 1002 anni. Insomma, di ufficiali, borgo ufficiale, quindi insomma, chissà cosa non sappiamo. Di nascita. Di prima ancora. Sì, esatto. Partecipazione che verrà però, diventerà un tema importante di una 3 giorni che ci sarà a Milano, giusto? Milano partecipa. Allora, nella conclusione anche sì, diamo alcuni avvisi, alcune, sì, alcune informazioni. L'almanacco di domani, come si faceva una volta, no? Come era... Ecco, perfetto. Allora, ricordiamo appunto, domani allora Figino alle ore 21, in quello che è il Salone Teatrale di Figino, ci sarà l'iniziativa Cultura, la città inizia dalle periferie, che appunto è la terza e conclusiva sessione dell'11ª convenzione delle periferie. Poi rimandiamo a una nuova iniziativa che è stata promossa da Comune di Milano e Fondazione Cariplo, e si chiama Milano Partecipa, dove Consulta Periferie Milano ha proposto 3 appuntamenti. Questa iniziativa si svolge tra il 22 e il 24 di novembre prossimi. Noi in particolare il venerdì 22 faremo 2 appuntamenti. Uno sarà a Turro, all'Istituto Universitario CIELS, dove proporremo quello che è l'attenzione ai beni culturali, artistici, architettonici degli appunto oltre 110 borghi, periferia art, dove faremo una proposta anche abbastanza articolata. Il secondo è alle ore 15, alle ore 21 invece saremo a Quartoggiaro, al circo più noto come Circolo Perini, alla Fondazione Carlo Perini in via Aldini, dove invece il tema sarà appunto c'è un sistema di comunicazione per le iniziative in periferia. Il sabato invece saremo a Milano. Sì, infatti ho visto un bel logo in fondo alla locandina, al nostro logo, quindi perché, cosa facciamo qua di bello? Perché a Milano All News faremo una non stop di 3 ore, dalle ore 15 alle ore 18, tematica, dove il focus sarà sulla partecipazione. Nell'era 4.0 la partecipazione com'è? Tweet o progettazione partecipata? Questo qui è un po' il canovaccio di fondo, dove inviteremo tutta una serie di persone, persone che lavorano nei municipi, piuttosto che si occupa di arte, di cultura, chi fa altre cose, proprio perché il tema della partecipazione non può essere una cosa estemporanea e di nicchia, ma deve essere un processo organizzativo, perché tramite la partecipazione e la progettazione partecipata abbiamo visto più volte che si arricchisce la città di tutte quelle competenze che la città ha, ma che hanno bisogno di alcuni canali per esprimersi. È come l'iniziativa culturale, bisogna dei canali informativi per poter essere conosciuta. Perfetto, allora siamo in conclusione. Io, Bruno, ti ringrazio tantissimo per essere grazie con a voi noi, complimenti davvero per quello che fate sotto le fonti, anche diceva proprio sottobosco, anche per poi germogliare. Se posso, prego. Un'altra piccola, è chiaro che queste cose non le faccio da solo. No. E devo dire un grazie a tutti gli amici, tutti i miei, di chiamarli collaboratori è forse sbagliato, ma sicuramente che condividono compagni di viaggio, bravo, che condividono tutte le nostre fatiche, perché le fatiche sono nostre, condividono i dolori, ma condividono qualche volta anche le gioie, e so che insomma ne avete tante, sono difficile, tante, ne fate veramente tante, avete tante soddisfazioni. Walter, grazie mille anche a te, noi ci vediamo martedì prossimo, in realtà noi ci vediamo anche domenica, perché domenica c'è la finale dei Milano Storytelling Awards e Walter salirà sul palco come sempre a dare uno dei premi delle 11 categorie in gara. Non vi svegliamo
sappiamo ancora chi ha vinto, anche se qualcuno qui in redazione già lo sa, però insomma vi aspettiamo davvero domenica dalle ore 15:30 al Teatro Guanella. Sul nostro sito tutte le informazioni per poi rimanere anche con noi, perché avremo anche un aperitivo dopo lo spettacolo, dopo lo show, per poter anche conoscere i vari vincitori e tutti noi di Milano News. E poi la vi potete vedere tutta la premiazione mercoledì sera su Milano All News. Grazie mille davvero a tutti, grazie Walter, grazie Bruno. Grazie a voi. Ci vediamo domani comunque con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto.